Buonasera e bentrovati dalla redazione di A5 Cronaca. Incidente stradale nel pomeriggio intorno alle 17 in via Nuova Valdorme, la strada provinciale 81 che collega Empoli a Montespertoli. Coinvolte nell'impatto all'incrocio con via Gricciano due autovetture, di cui una è uscita di strada finendo nella scarpata e incendiandosi. La conducente è riuscita a salvarsi perché è sbalzata dalla macchina e la squadra dei vigili del fuoco del Terrafino, prontamente accorsa, l'ha trovata in un terreno adiacente. Insieme al personale sanitario del 118, i vigili del fuoco hanno stabilizzato la ferita per poi portarla sulla sede stradale nei pressi dell'ambulanza. Per il trauma addominale riportato è stata ricoverata in codice rosso, codice giallo per l'altra conducente. Sul posto anche la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni, impegnata nella ricostruzione della dinamica. I carabinieri di Empoli hanno arrestato due cittadini marocchini di 33 e 26 anni, risultati irregolari in Italia, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in quanto trovati in possesso di quasi 6 grammi di cocaina già suddivisa e confezionata in 8 dosi. I due sono stati avvistati a bordo di un'autovettura in atteggiamento sospetto nella giornata dell'Epifania. La perquisizione del mezzo veicolare ha permesso sia di rinvenire anche una macchina fotografica digitale, che è costata ad entrambi una denuncia per ricettazione, sia di constatare che il conducente più grave guidava, più giovane scusate, guidava l'auto senza mai aver mai conseguito la patente. Giornata di lutto a Vinci in occasione dei funerali del professor Carlo Pedretti, scomparso nella giornata di venerdì alla vigilia del suo 90° compleanno. Il massimo studioso di Leonardo viveva a Lamporecchio, ma è a Vinci, di cui era cittadino onorario, che sono state celebrate le esequie con rito cattolico e ortodosso in una chiesa di Santa Croce gremita di personalità e di amici del professore che ne hanno tessuto le lodi a partire dalla sua intelligenza e cultura. Vediamo il nostro resoconto. La città di Vinci ha salutato oggi il professor Carlo Pedretti con le bandiere a mezz'asta per rendere omaggio al suo cittadino onorario. Pedretti, nato a Casalecchio di Reno il 6 gennaio di 90 anni fa, ha avuto una lunga frequentazione con la città natale di Leonardo, l'artista, il genio che ha ispirato tutta la sua prolifica vita di studioso. Il primo rapporto ufficiale con Vinci nel 1952, in occasione del 500° della nascita di Leonardo, insieme al presidente della Repubblica Luigi Einaudi e al primo ministro Alcide De Gasperi. 50 anni fa la prima lettura vinciana, che fu affidata proprio a Carlo Pedretti, il quale ricevette poi la cittadinanza onoraria nel 2008. Per tutti questi motivi, come ha ricordato il sindaco Giuseppe Torchia nel suo elogio funebre, la biblioteca leonardiana ha ospitato la camera ardente prima delle esequie, che si sono tenute con una cerimonia partecipata, sobria e intensa allo stesso tempo, nella vicina chiesa di Santa Croce. In chiesa i gonfaloni dei comuni di Vinci e Lamporecchio, che aveva eletto a sua dimora, i due sindaci, parenti, amici, collaboratori, tutti stretti intorno alla signora Rossana, chiusa nel suo compassato dolore. Un destino già scritto da condividere in 52 anni di matrimonio il loro, che si erano conosciuti in fasce ed erano stati battezzati lo stesso giorno nella stessa chiesa di Bologna, come ha ricordato la nipote Susanna. Prima di lei gli interventi commossi dell'onorevole Dario Parrini e di due allievi del professore, altrettanto affermati con i loro studi, Alessandro Vezzusi e Maurizio Seracini. Fra i presenti anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, che lo tratteggia così. Se ne va una persona a cui dobbiamo molto, che stimiamo molto e che ha fatto la scelta, lui che era nato in altra parte del mondo, di venire a vivere qui per l'amore che l'aveva unito al Rinascimento, la parte della storia nella quale la Toscana si proietta come una realtà conosciuta in tutto il mondo. Nel corso degli anni tante altre erano state le occasioni di frequentazione del professor Pedretti con Vinci, per studio e per piacere. L'ultima, già malato, per la serata con Alberto Angela a parlare di amore e bellezza, le due leve che muovono il mondo e che lui, come già lo stesso Leonardo, ritrovava nelle antiche letture, in particolare nei testi di Sant'Agostino. Se il rimpianto per una perdita così grande nel mondo della cultura è tanto, ci dà sollievo una frase del genio che recita così. Siccome una giornata spesa bene, da lieto dormire, così una vita ben usata, da lieto morire. Addio, caro professore, che la terra ti sia lieta.
L'Assemblea dei soci di Cassa di Risparmio di Samignato S.P.A. ha proceduto oggi alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale. Il Presidente è Divo Gronchi, mentre diventa Vicepresidente Olivier Guillamon. Entrato in Consiglio di Amministrazione anche Roberto Ghisellini, Vittorio Ratto, Jean-Philippe Laval, Lamberto Frescobaldi e Antonella Cappiello. Il Presidente del Collegio Sindacale è Marco Zigliotti, con Francesca Pasqualin e Mario Maurizio Ferrucci, sindaci effettivi, e Roberto Perlini e Germano Montanari, sindaci supplenti. Il Consiglio d'amministrazione ha nominato il toscano Massimo Cerbai direttore generale. Alberto Silvano Piacentini lascia la carica di direttore generale di Carismi per ricoprire un incarico di responsabilità all'interno del gruppo Credit Agricole Cariparma. Annunciati nuovi finanziamenti all'economia locale per circa 1 miliardo di euro nel triennio 2018-2020. Si spera così in una iniezione di fiducia per Samignato e il suo territorio. Il sindaco Vittorio Gabbanini, presente all'Assemblea, aveva annunciato voto di astensione, esprimendo preoccupazione per le possibili ripercussioni della perdita di centralità di Samignato sulle sorti dell'intera città e del comprensorio. Da qui l'importanza, secondo Gabbanini, di far rimanere il nome Samignato, non per una questione puramente formale. Tante le criticità da risolvere, secondo il primo cittadino, a partire dalla questione occupazionale, con le sorti delle filiali e di chi ci lavora. Così come la complessità di gestione del vasto patrimonio immobiliare, con edifici di proprietà dell'istituto, molti dei quali ospitano servizi necessari all'intera comunità. Gabbanini infine pone l'accento sulla necessità di dialogo tra la banca e il territorio per non far venir meno il rapporto di fiducia che c'è sempre stato. A partire dal lunedì 15 gennaio anche i cittadini residenti nel comune di Empoli potranno ottenere il loro documento di identità in forma elettronica, il cosiddetto CIE, una procedura che guarda al futuro sempre più tecnologico e che sarà possibile ottenere rivolgendosi all'URP previa prenotazione sulla piattaforma web del comune o prendendo direttamente appuntamento. In altri comuni la rivoluzione è già arrivata, come vediamo nel prossimo servizio. Il 2018 sarà un anno importante per la messa in circolazione della carta d'identità elettronica. Firenze fu nel 2016 tra i comuni capofila in Italia per l'avvio della sperimentazione. Adesso la sperimentazione si allarga ad altri comuni. Dall'8 gennaio la carta d'identità nel nuovo formato, disponibile a Rignano sull'Arno, Pontassieve, Figline Incisa, Pelago e Reggello. Il 9 gennaio a Castelfiorentino e Montelupo Fiorentino, il 15 ad Empoli, secondo comune della città metropolitana di Firenze. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo, altri comuni della città metropolitana avevano già aderito. A luglio scorso è toccato a Campi Bisenzio. Negli ultimi mesi del 2017 la procedura è stata attivata a Fucecchio, Cerreto Guidi, Certaldo, Vinci, Calenzano, Rufina e Sesto Fiorentino. Ma in cosa consiste questa nuova carta d'identità elettronica? La nuova tipologia di documento consentirà l'accesso ai servizi telematici della pubblica amministrazione ed è realizzata con una tecnologia che ne impedisce la contraffazione. La CIE, così è definita, può essere richiesta presso il proprio comune di residenza o presso il comune di dimora tramite appuntamento. La sua durata varia secondo le fasce d'età d'appartenenza. All'interno del microprocessore elettronico saranno inoltre caricate le impronte digitali che saranno rilevate dall'operatore comunale con un sensore. Il costo è superiore a quello della vecchia carta d'identità e si aggira in media intorno ai 22 euro. Infine, il rilascio non avviene immediatamente, bensì attraverso spedizione a casa. Hanno validità fino al prossimo 15 gennaio le attestazioni ISEE in possesso dei contribuenti che intendono accedere ai servizi in base alla propria fascia di reddito. Una scadenza quindi che impone il rinnovo della documentazione perché fra una settimana non sarà più valida la DSU, la dichiarazione sostitutiva unica, ai fini ISEE presentata nel 2017. Tutti gli interessati sono invitati a dotarsi quanto prima della nuova attestazione, anche i nuclei familiari già inseriti nelle graduatorie per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o di emergenza abitativa. Gli attuali tagliandi ISEE restano validi invece fino al 31 marzo ai fini del trasporto pubblico locale. Lo ha deciso la Giunta regionale che, per venire incontro alle esigenze dei cittadini toscani, ha approvato una delibera che prolunga fino alla fine di marzo la validità del tesserino 2017.
Ha aperto oggi i battenti la nuova scuola dell'infanzia a Pascoli Leopardi di Empoli. In mezzo ad un cantiere ancora aperto tutto intorno, hanno preso possesso dei nuovi locali 120 bambini, così come annunciato e promesso dall'amministrazione comunale, che provvederà all'inaugurazione fra qualche tempo. La nuova scuola dell'infanzia, costruita grazie ad un finanziamento da parte del governo Renzi attraverso un apposito bando di 2 milioni di euro più altri 2,2 milioni di risorse comunali, è stata progettata con tutti i criteri green e pensata per raccogliere il progetto Scuola senza zaino. Il comune di Capraia al Limite è da 2 anni risultato come migliore comune rifiuti free, con meno di 75 kg di rifiuti secco indifferenziato per abitante all'anno tra i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, riconferma questo suo primato nell'anno appena trascorso per i numerosi numeri lusinghieri ottenuti dalla raccolta differenziata all'interno della propria isola ecologica, la prima dell'Empolese Valdelsa, inaugurata il 25 ottobre 2014. Nel 2017 sono stati infatti ritirati 1.106 kg di oli esausti e alimentari contro i 1.000 del 2016 e 121 kg di altri rifiuti speciali, tra cui pile, lampadine e toner, tutti materiali tra i primi responsabili di danni gravi a carico di falde acquifere e dell'ambiente. Grande soddisfazione per il sistema museale di Certaldo, che nel 2017 ha fatto registrare circa 43.000 presenze, il 10% in più rispetto al 2016. L'anno passato, che ha visto l'avvio del biglietto unico, ha di fatto inserito le strutture della città del Boccaccio in un circuito di 21 musei articolati su 11 comuni, che si spera potrà anche in futuro agevolare la fruizione di un intero patrimonio artistico territoriale. Un grande sforzo collettivo di enti e associazioni che, assieme all'aumento delle presenze turistiche nell'Empolese Valdelsa e ad alcune importanti attività di promozione turistica locale, hanno posto Certaldo al centro di un notevole interesse artistico e di un momento di rilancio economico come rilevante destinazione turistica. Quest'anno è arrivata anche a Empoli la Befana dei Vigili del Fuoco. Ad attenderla, sotto il campanile della collegiata, una piazza gremita di persone che erano in trepidante attesa. Befana sfortunata però, perché a un certo punto, nel saltellare tra i tetti, le si è rotta la scopa volante. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che con l'autoscala l'hanno portata a terra sana e salva ed è quindi riuscita a consegnare le caramelle confezionate per l'occasione. L'evento è stato possibile grazie all'entusiasmo del personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, del comune e dei volontari della compagnia di Sant'Andrea Volo del Ciuco, prezioso supporto alla manifestazione. L'Epifania, come si suol dire, tutte le feste porta via, e infatti si sono chiuse nel weekend tutte le manifestazioni dal sapore natalizio organizzate sul territorio paese per paese. Una di queste è la Via dei Presepi, che tanto successo ha riscosso anche quest'anno. Per parlarne ci spostiamo ora su Castel Fiorentino, vediamo. Inaugurata l'8 dicembre scorso, si è conclusa ieri a Castel Fiorentino la Via dei Presepi, l'ormai tradizionale manifestazione natalizia che ha fatto rivivere e brillare molte vetrine e fondi del Borgo Alto grazie alla fantasia e all'impegno dei residenti, opportunamente stimolati dall'associazione All'Ombra di Membrino. Oltre 60 i presepi allestiti nelle vie del centro storico, di ogni foggia e dimensione, tradizionali e alternativi. Di grande richiamo, come sempre, quello monumentale dell'associazione promotrice, che trova spazio nei locali della Misericordia in via Attavanti, nei pressi della Casa di Santa Vertiana. Un presepe meteorologico che dona sensazioni diverse a seconda degli agenti atmosferici che vengono riprodotti con grande maestria e che cambia luce con l'alternarsi delle ore del giorno. Per l'edizione 2017 ha fatto molto parlare di sé anche il presepe realizzato dalla pittrice Bruna Scali e dal professor Silvano Salvadori, un'opera d'arte vera e propria che, rifacendosi a un dipinto custodito al Louvre, ci riporta con la sua drammaticità ai naufragi del Mediterraneo di questi giorni. Come vedete è una cosa, un paragone con un fatto successo nel 1816, che il pittore Géricault descrisse questa tragedia del mare. E questa tragedia praticamente è un quadro che ha fatto epoca, perché prima non avevano mai raccontato questa cosa. E questo si trova veramente a Parigi, al Louvre. E qui veramente ho fatto un po' il paragone con oggi, con i migranti di oggi. E poi praticamente c'è il discorso di queste due figure, sia della Misericordia sia della Protezione Civile, che fanno un po' da contralto. Che sono nuovi eroi di oggi. Nel giorno dell'Epifania, presso la collegiata di San Lorenzo, si è tenuta la consegna degli attestati di ringraziamento a tutti i presepisti.
Rimarranno invece visitabili fino a domenica 14 gennaio gli oltre 100 presepi allestiti a Cerreto Guidi, che hanno attratto tantissimi visitatori. Il più curioso di tutti gli allestimenti, quello realizzato interamente ad uncinetto. La settima edizione della Via dei Presepi, facente parte del circuito Terre di Presepi, con il patrocinio della Regione Toscana, ha visto la partecipazione di tutte le associazioni e istituzioni locali. Domenica si sono svolte le premiazioni relative al concorso dei presepi e in contemporanea anche il settimo concorso dedicato a pittori, scultori e fotografi, denominato Dipingi la Natività. Un'apposita commissione ha indicato come vincitrice l'opera di Mauro Baroncini, esposta nella vetrina dell'Ortofrutta Giuliano in via Guidi. Siamo alla pagina sportiva. Terminate le vacanze di Natale, è tempo di tornare sui campi da gioco. Domani alle 15 gli uomini di mister Andreazzoli sono convocati per il primo allenamento dell'Empoli Football Club in vista delle prossime gare. Alla ripresa del campionato, sabato 20 gennaio alle ore 15, l'Empoli affronterà la Ternana al Castellani. Nell'attesa gli azzurri affronteranno in amichevole sabato prossimo 13 gennaio, sempre alle 15 e sempre allo stadio Castellani, il Pontedera. Intanto si è aperto il calciomercato, che al momento non ha portato novità né in entrata né in uscita. Per il basket, l'ABC Castel Fiorentino batte il Don Bosco Livorno per 72-55 nella tredicesima ed ultima gara del girone di andata, inaugurando così il 2018 allo stesso modo in cui era terminato il 2017, ovvero con una vittoria di carattere che permette ai gialloblu di Paolo Betti di chiudere al meglio il girone, con il Palabetti ancora inespugnato dall'inizio della stagione. Gara sempre condotta dalla formazione castellana, con gli ospiti riusciti a restare in scia fino all'intervallo lungo, mentre al rientro dagli spogliatoi l'ABC ha preso il largo, andando in via in scioltezza, rispedendo al mittente ogni tentativo labronico di rientrare. Telecronaca del match domani su Antenna 5 alle 21 a cura di Massimo Casalini. In chiusura le notizie sul tempo, vediamo insieme i valori registrati quest'oggi. Umidità relativa 50%, pressione atmosferica 1017,8 ectopascal, il vento lieve da est. La temperatura minima è stata di 9,6 gradi, la massima 17,8. E ora linea alla regia per le previsioni. Una buona serata a tutti, ecco la situazione sinottica prevista per domani, non cambia la situazione, ancora flusso atlantico, correnti miti occidentali porteranno delle piogge anche nella giornata di domani. Ecco la previsione, qualche pioggia soprattutto sul nord-ovest e sulle zone interne orientali della regione, con venti che tenderanno a disporsi da sud-ovest, i mari saranno ancora tramossi e molto mossi, le temperature domani in diminuzione. Uno sguardo infine alla giornata di mercoledì, ancora nuvolosità variabile, qualche pioggia sulle zone più occidentali della regione, le temperature continueranno un po' a scendere. Bene, è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata. E si chiude qui questa edizione di A5 Cronaca, grazie per essere stati in nostra compagnia, l'appuntamento è per domani negli stessi orari. Buon proseguimento di serata, arrivederci.